Chiusura del calciomercato con una sorpresa, ma al contrario per il Lecce, ossia il naufragio di una trattativa che ormai sembrava praticamente conclusa. E già, perché quando ieri Savino ha salutato a Calimera compagni, staff tecnico, tifosi e dirigenti, sembrava praticamente certo che la prossima maglia che avrebbe indossato sarebbe stata quella alabardata della Triestina. Invece stamattina a Milano è giunto il colpo di scena. Il difensore napoletano, che proprio domani festeggerà il suo 29esimo compleanno, non ha raggiunto l'intesa col club friulano e resterà così per il quarto anno consecutivo in giallo-rosso. Sale in questo modo a 3 il numero dei giocatori del Lecce che hanno rifiutato una nuova destinazione, con Savino che va a far compagnia a Balleri, che ha preferito proseguire l'avventura salentina anziché accasarsi col Venezia, e ad Osorio, che ha respinto la corte di un club di C, pare il Pescara. Corvino invece, dopo aver resistito ieri agli assalti proprio del Pescara e del Taranto, stamattina ha riservato lo stesso trattamento ad Ascoli e Catania, fattesi avanti per Alessandro Corallo.